Buongiorno, buongiorno amici di Mr. Blogger Valeriani. Non ho la maglia indosso, ma vi rammento sempre di comprare la maglietta di Mr. Blogger Valeriani se volete che i servizi e i video migliorino. Stamattina, come già detto nella storia Instagram, ho anticipato i motivi di questo video. Uno, le stronzate di Frattesi. Due, lo schifo di Spalletti, ne abbiamo già parlato ieri. E tre, un po' di pre-derby, un fatto di punzecchiature e schifo vario. Dite a Frattesi, di farsi gli sto casuoi, E anche agli altri, perché ribadisco il concetto. Noi fischiamo, fischieremo sempre i mercenari, chi si comporta a merda nei confronti del Milan. Ma non solo, perché vi ho già spiegato i motivi per cui fischiamo Donnarumma. Uno, perché siamo stati letteralmente tormentati da tutto sport e da tutta la stampa italiana quando Donnarumma era al Milan, che doveva andare per forza alla Juve. E quindi questo ha creato un clima di tensione fra i tifosi e Gigio, che lui non ha mai, e dico mai, provato a spegnere. Anzi, ha usato per chiedere più soldi e per chiedere 1 milione di euro. Per il fratello come terzo portiere. Gli abbiamo dato la fascia di capitano, l'abbiamo sempre difeso, coccolato e protetto, come diceva Alberto Rimedio. E che cazzo abbiamo ricevuto in cambio? Che se n'è andato via a zero, come una merda, come una merda. Quindi fatevi i cazzi vostri se lo fischiamo. Perché io ribadisco, io ve le dico le ragioni, ma se non le capite, se volete usare Donnarumma per destabilizzare l'ambiente, state tranquilli che qua terreno fertile non le troviamo, perché io vi mando a fanculo, Frattesi compreso. Perché caro Frattesi, visto che parla tanto di cose indegne, lui non è stato mica uno stinco di santo quando è scappato da Sassuolo, Non è stato uno stinco di santo quando ha trattato con due squadre per poi scegliere quella che gli offriva più soldi, Tanto che ne dobbiamo parlare, devo continuare? Quindi sappiate che a tutto c'è una spiegazione, a tutto c'è una giustificazione, non una giustificazione, a tutto c'è una spiegazione. Donnarumma viene fischiato perché si è comportato a merda con la società che lo ha lanciato, cresciuto, valorizzato, tutelato, difeso e coccolato. Devo continuare? Perché lui ha chiesto cifre monstre per il rinnovo del contratto quando non le meritava, Perché faceva le stesse papere che fa adesso. So che noi eravamo talmente tanto affezionati che non ce ne accorgevamo, Colpa nostra, colpa nostra. E siamo stati feriti da chi si professava a bandiera. Invece Tonali, guarda caso, ha creato fastidio, ha creato schifo. Cioè Tonali che invece, dimostrandosi milanista, che non voleva andare, che ha finanziato il mercato, grazie a Dio, a lui non se ne parla nessuno. E noi invece proprio a lui vogliamo, rivogliamo. Lui che ha dimostrato milanismo dicendo fermi, devo andare via. Pagate qualcosa al Milan. Perché il Milan è la mia squadra, mi ha valorizzato, mi ha fatto crescere. Ed è giusto che abbia un riconoscimento per quello che ha fatto per me. No, quello passa come inosservato, anzi vogliono che vada da tutte le parti tranne che torni da noi. Donnarumma, abbiamo sbagliato. Questo è lo strano modus operandi della società italiana. Cioè si cerca di difendere chi ha sputato nel piatto dove ha mangiato, chi non ha dato niente al Milan per farsene andare, perché se se ne andava facendosi guadagnare dei soldi saremmo rimasti in buoni rapporti. E chi cazzo ti trattiene? Nessuno. Anzi, i milanisti avrebbero capito, dopo un po' te ne vuoi andare, ci danno i soldi, tranquillo. Sì, ci avrebbe fatto male, però saremmo rimasti in buoni rapporti e non l'avremmo fischiato, anzi, avremmo sperato che prima o poi sarebbe tornato. Soprattutto non ci ha mai messo la faccia, è per questi motivi che lo fischiamo. Spero di essere stato chiaro. Per ciò che riguarda Spalletti, io ribadisco, a me ha fatto letteralmente una bruttezza immane l'intervista post partita di ieri. Perché alla prima critica quello è partito d'aceto, è partito a vomitare, è partito d'acido, rispondendo male, tra l'altro, a una donna, perché quella è stata una risposta brutta, oltre che una risposta male,
Che te, se cominciate così vuol dire che siete pignoli. Vabbè, non ti si può dire niente, però. Non gli si può dire niente. Cioè, se cominciamo così, a voglia, stiamo a posto. Cioè, stiamo a posto. Cioè, non bisogna anche saperle accettare le critiche, o meglio, come facevano gli altri, giocarci un pochino su. Sì, vabbè, siamo abbassati troppo, però poi alla fine abbiamo portato a casa il risultato. Cioè, cercare anche un po' di fare buon viso a cattivo gioco, Lucia, lo sai come funziona il calcio, Lucia. Però neanche si risponde in quella maniera. Come se ti stessero dando una. Come se ti stessero. Dai, su. A me ha fatto veramente brutto. Cioè, neanche qui si può dire niente. Stiamo a posto allora. Ma io lo sapevo che era così, Ve lo confermo, Ve lo confermo. Io, quello è solo l'inizio di Spalletti, State attenti che ne vedremo altre di Munnezza. Io ve lo dico già da adesso. Per ciò che riguarda quello che ho scritto ieri sera sul tardi, il fatto che ogni derby che si avvicini, il mondo Inter vomita schifo, a me mi sto cominciando a rompere il cazzo. Ma l'ho detto già altre volte. E Valentino Rossi e quell'altro indegno di Materazzi, Berti. Ogni volta che arriva un derby devono rompere il cazzo con le battutine, con le cose. Sì, vabbè, fa parte del gioco, però perché dalla mia parte non risponde nessuno? Perché non ricordano lo schifo in Coppa Italia dove sono passati solo coi favori arbitrali, con la punizione inventata a Lautaro Martinez e ho paura di Cuadrado per sabato che si inventano un rigore? Perché queste cose non facciamo anche noi qualche battutina, qualche cosa al vetriolo? Perché stiamo sempre solo muti e zitti? Poi vabbè, ho capito, rispondiamo sul campo, magari vinciamo, poi li sputtaniamo dopo. Però ogni tanto farsi sentire subito non sarebbe una cosa sbagliata. Il 2003 sono passati solo per il gol in trasferta, perché il gol di Stam, il gol di Shevchenko, quelli non abbiamo fatto un cazzo, la parata di Abbiati su Callon. Cioè, non è stata fortuna. Nel calcio non esiste queste stronzate qua. Se ogni tanto si ricordasse al mondo Inter di rispettare un pochino di più d'altra parte, facendoglielo capire, anche in malo modo, e dicevo, guarda, ci stiamo rompendo il cazzo che ogni derby rompete le palle. Ma non perché uno deve fare quello che si sprescia per ogni cosa, come Spalletti, però ogni derby è uno schifo, sia in casa che fuori, mogli a Dio vincono è peggio. Ci vuole anche un po' di rispetto, no? Ogni volta che c'è un derby fanno sta munnezza qua, e Valentino Rossi che parla a cazzo, quell'altro che è addirittura Zanetti, che poi tanto, così tanto grande uomo, allora non è, se anche lui comincia a fare le battutine a cazzo. E ogni volta facciamo sta scoria. E che cazzo, basta! Diamo tutto all'Inter, facciamoli vincere tutto, andiamo via di Milano, così smettono di rompere il cazzo. Andiamo a giocare da un'altra parte, qual è il problema? Ogni volta rompono il cazzo, non se ne può più. Ma non perché uno non vuole stare allo scherzo, alla battutina, però basta. Poi ogni tanto diventa una rottura di palle. E ogni volta sto refren, quello che fa le battute, Berti che rompe il cazzo, quell'altro Valentino Rossi che grazie a Dio non ho mai tifato in MotoGP e ne vado fiero. Però basta però, che cazzo. Ogni volta che c'è il derby cominciamo con sta solfa. Ma non soltanto, anche nelle interviste ogni tanto ci hanno sempre il Milan in bocca. Noi non vi caghiamo, non vi pensiamo. Però noi siamo più. Cioè, il milanista sì, spunzecchia, fa un po' di sfottò. Abbiamo fatto un po' di sfottò come si chiama? Per la finale persa, ma basta. Non è che ogni volta che viene il derby cacciamo la maglia di Rodri. Allora ogni volta che c'è il derby dobbiamo cacciare la maglia di Rodri. Che dobbiamo fare? Dobbiamo dire che Guardiola ha strameritato la finale. Che dobbiamo fare? Cioè, io non dico che uno deve fare le battute, un po' di sana sfottò, un po' di sana. Però basta. Cioè, quando poi dice il troppo strocchia, il troppo stoppia, e basta. Ma no, perché? Perché sennò non si prepara bene il derby. Il derby deve essere una festa, un sano sfottò, ma non le battutine velenose. Che tu dici, sono battute, ma in realtà sono un mostro di cattiveria. No. E basta, ogni tanto dico basta, mi sono rotto il cazzo, agiremo nelle vie legali. Così Zanetti e Socci stanno zitti. Non si può sempre far così. Ma noi lo fanno una volta, due, tre, ogni derby sta stronzate qua. Da bambini piagnosi. E basta, su.
Poi vabbè, uno si vince, si perde, si accetta la sconfitta, si vomita schifo, però... E che cazzo, cerchiamo un po' di fare un'attesa normale. Non che ogni volta è un vomitaio di schifo. Battute, punzecchiature... Se, cioè, facciamo una cosa a chi ce l'ha più lungo, sembra. Ma non è, cioè, è veramente stucchevole, oltre che scassante di gambasisi. Cioè, non si può andare ogni volta così. Poi mi meraviglio che nessuno dalla mia parte, il mondo Milan, Abatanduono, gli altri, mi risponda per le rime. Allora rispondiamo, Abatanduono, Massimo Boldi, qualcuno del Milan, rispondete, mandateli a fanculo, perché non se ne può più. E non facciamoci ogni volta bullizzare. Cazzo, tiriamo un po' fuori gli attributi. Che cazzo. Io devo fare io. Pure Frattesi ci si mette a rompere le palle. Ma che cazzo te ne frega a te di Donnarumma? Che fischiamo i milanisti. Fatti gli affari tuoi. Ma non solo. Usano Stefanove per destabilizzare il Milan alla fine. Dite che ci siamo rotti il cazzo di essere continuamente attaccati, no? Vabbè, uno accetta lo sfottò, accetta tutto, ma poi basta. Cioè, non è possibile andare avanti ogni derby così. Poi moglie addio lo vincono, addio. Cioè, cerchiamo un po' di stemperare un po' i toni, no? E che cazzo, ne posso più. Ogni volta che viene il derby te lo fanno disgustare. Noi stiamo zitti. Poi magari, l'ho detto prima, chiudo il video. Vinciamo, li sputtaniamo, però io voglio anche arrivarci in maniera tranquilla. Non che ogni volta mi devono rompere le palle con quelle battutine, con quelle frasine. Sono passati nel 2003 solo per il gol in trasferta. Ti abbiamo sfondato. Ci vuole un po' di rispetto sia per i tifosi avversari, sia per la società Milan. Perché se tu hai rispetto, io ti porto rispetto e non mi presento a San Siro con la maglietta di Rodri. Perché poi dice, ma quello che hai ricevi. Poi se io vomito schifo ti devi stare zitto, però. È quello che io dico. Cerchiamo un po' di essere un po' più... Ma no, però, perché non se ne può davvero più. Non se ne può più. Non se ne può più. Oh. Scusate se mi sono sfogato su questo tema, ma veramente ce n'ho le palle piene. Ogni derby è una munnezza. Ti punzecchiano, ti fanno ste cose, Cioè, dai, non si può ogni volta il mondo Inter vomita schifo e nessuno dice niente. Quella è la cosa che mi fa incazzare a me. Nessuno dice niente. Cioè, nessuno del mondo Milan che dice a Frattesi, fatti i tuoi, non sono cazzi vostri. Cioè, oppure un comunicato, una cosa, che risponde a quell'indegno di Valentino Rossi che parla a cazzo. O a Viezzanetti che dovrebbe essere tanto stingo, tanto esempio di sportività. Quella battuta non mi sembra un esempio di un campione. Cioè, per non parlare di Bonolis e Berti, cioè, che ancora non parlano, ma tra poco che arriva la vigilia pure quelli là ti ci mettono. E ogni volta è sta storia qua. Ma non perché poi anche noi non lo facciamo, però cerchiamo di limitarci un po'. Cerchiamo di far arrivare i tifosi in santissima pace a questa partita. Non che ogni volta mi devo schifare e non ridire. Per carità di Dio, non se ne può davvero più, Vi ringrazio, spero che questo video vi piaccia. Se volete le info sulla maglia, scrivetevi, che io vi do tutte le info, tutte, basta che mi scrivete, non mi fate ogni volta ripetere le stesse cose. Scrivetemi, avrete le risposte. Ciao a tutti.